Ragazzi, è partita una nuova playlist. Questo è il primo video di questa playlist. Laboratorio off grid, zero gas, zero elettricità, cioè zero bollette. Ebbene ragazzi, qui ho tre vetrine, saranno completamente allestite per alimentare tutto il laboratorio, quindi alimenterà pompe di calore e vedremo anche l'installazione delle pompe di calore. Alimenterà uno scaldabagno della Ariston che presentai molti mesi fa, un anno e mezzo fa circa, che funziona sia a pompa di calore che a serpentina, cioè a resistenza elettrica. Ci saranno luci, ci saranno tutti i test che farò, ci sarà anche tutta una serie di inverter, batterie, insomma, questo è il nuovo posto nel quale farò i nuovi test. Ragazzi, questa serie di video è proprio laboratorio zero bollette, off grid, sarà molto utile anche a tutti coloro che hanno negozi con vetrine. Quindi come alimentare il proprio negozio, se avete una, due o tre vetrine grandi, come produrre tanta corrente in modo da essere off grid anche presso le vostre attività commerciali. Ebbene ragazzi, spero che questa playlist sia interessante perché riguarderà anche coloro che hanno poco spazio, ovvero coloro che vivono in appartamento, con balconi, vetrate, andare a sfruttare il sole in quegli angoli, anche se ridotti, che toccano la nostra casa. Ragazzi, io vi auguro una buona visione per questa nuova serie che parte proprio con l'installazione dei pannelli. Vedremo tante cose, cioè quali pannelli scegliere, il posizionamento, è meglio nuovi, meglio l'usato, quale dimensione, le ombre e quant'altro. Fra 4 secondi ragazzi, il tempo di iscrivervi a questo canale. Buona visione. Scusate di questo eco perché questo locale è completamente vuoto. Questo è il locale che c'è di là, faranno esattamente il loro dovere, cioè sono il nuovo laboratorio, il nuovo magazzino di energia fai da te. Da quello che vedete alle mie spalle avete già capito che non ci sarà allaccio né della corrente né del gas, ovvero questi due locali, il mio laboratorio, il mio magazzino sarà autoalimentato. I pannelli sono della Manin, 550 watt l'uno per 5 pannelli fotovoltaici, quindi saranno nominali 2750 watt. Questo alimenterà tutto il laboratorio, tutte le sperimentazioni, le luci, le pompe di calore e anche il boiler elettrico, ovvero a pompa di calore. Voglio spiegare per filo e per segno tutto, cioè come anche gli amici che hanno negozi, possibilità di avere vetrate e quant'altro, possono produrre corrente. Ebbene ragazzi, il primo esperimento riguarderà proprio il posizionamento di due pannelli della Manin sulla vetrina interna in posizione verticale. È una posizione negativa perché abbiamo il vetro di fronte, non abbiamo i gradi ma abbiamo il pannello verticale, quindi vediamo rispetto alla produzione massima di due pannelli che è 1100 watt che cosa succederà. Questo è il primo test e lo sapete benissimo che andrò alla fine a ottimizzare quella che sarà la massima produzione anche in funzione della dimensione delle vetrine, la ricerca quindi dei pannelli appropriati, che significa della misura perfetta per andare a tener conto di una serie di fattori come le ombre che possono arrivare dai balconi superiori, dagli spigoli mentre il sole sorge, lo spigolo farà ombra su alcune stringhe, su alcune celle. Vediamo tutto il comportamento. Bene ragazzi, il primo test lo facciamo con due pannelli della Manin, 550 watt l'uno, quindi sono 1100 watt, ovviamente posizione verticale, quindi non ottimale, all'interno di una vetrina, quindi già c'è uno schermo protettivo dei fotoni e ovviamente non hanno i classici 35 gradi. Quella fetta in mezzo sarà chiusa da un adesivo che impedirà di guardare dentro. Vediamo il sole in che condizioni si trova. Eccolo, non ha ancora superato gli alberi, c'è un alone, diciamo sono già le 7:30, 8 di mattina, cielo azzurrissimo, luce diffusa e vediamo subito la produzione. Dal display ci risulta 15 watt, ragazzi, 15 watt, niente. Ecco che la luce diffusa non ha un valore effettivo, soprattutto perché questi pannelli sono monocristallini, hanno bisogno di una luce che arriva perpendicolare a loro. Facciamo delle considerazioni su questo aspetto molto molto importanti.
Qui ragazzi abbiamo già la risposta a una delle frequenti domande, ma se il cielo è azzurro, il sole sta uscendo, c'è questa bella luminosità, i pannelli producono? Ebbene, come ho sempre detto, no. La luce del sole deve colpire i pannelli, ovvero i fotoni, non la luce riflessa. Abbiamo una produzione, avete visto, qualche decina di watt può entrare, ma parliamo di 1100 watt di pannelli. Chiaramente se avessimo avuto i pannelli in un'angolazione verso il cielo azzurro, una luce riflessa di questa tipologia, avremmo potuto anche produrre 100-200 watt, ma in questa condizione, col vetro che fa anche da filtro, abbiamo una produzione veramente bassa. Quindi partiamo subito col non illuderci che posizionando in un negozio, in un'attività o a casa nostra due pannelli, possiamo sostituirci alla bolletta. Andiamo avanti ragazzi. Ecco il sole che sta sbucando dalle piante, non è ancora alla sua massima potenza e vediamo che la produzione è soltanto 80 watt, in salita, ma c'è ancora molto da fare. Qui siamo all'esterno e vediamo che i pannelli non sono ancora completamente al sole, in quanto il pannello di destra ha un forte triangolo che è l'ombra del cancello e poi anche una striscia verticale di 2-3 cm che oscura le stringhe di destra. Ebbene, questo influenza notevolmente sulla produzione, ecco perché abbiamo visto gli 80 watt. Ci tengo proprio a farvi vedere quest'alba graduale in modo da fare le giuste considerazioni. Siamo passati da 80 watt, sul display vediamo 123 watt, quindi una leggera salita, ma c'è ancora ovviamente tanto da fare per arrivare all'ottimizzazione. Ebbene ragazzi, avete visto che la produzione comincia a salire, il sole è uscito e i fotoni stanno colpendo direttamente i pannelli. Ebbene, qualcosa succede, 100, 150, forse 200 watt stanno entrando nelle nostre batterie. Ho sempre parlato di una certa differenza tra il monocristallino e il policristallino. Il monocristallino produce di più quando il sole è veramente perpendicolare al pannello. Il policristallino produce di più anche quando ha una certa angolazione, ovvero il sole arriva da qualche grado diverso dal perpendicolare. Però oggi la produzione dei pannelli si sta concentrando sul monocristallino, perché in effetti la differenza tra le angolazioni e la produzione è minima, quindi si tende a preferire il monocristallino e in un certo qual modo lo consiglio anch'io, perché è un pannello più longevo del policristallino. Quindi non avvaliamoci più di quel concetto che molti anni fa, quando ho iniziato, ma anche fino a 7-10 anni fa, aveva un valore significativo, cioè il policristallino era preferibile là dove non avevamo una posizione perfetta. Ovviamente sugli inseguitori consiglio sempre il monocristallino, perché prendono il sole in tutte le sue evoluzioni in maniera totale. Ecco, ci tenevo a fare questa ripresa dove si vede veramente un angolino sotto. Quando mi si dice, Gianni, ma se copre 4-5 celle, cosa succede? Ebbene, qui abbiamo l'esempio classico, un pannello completamente libero e l'altro ancora un po' oscurato. Andiamo dentro per vedere cosa succede. Ebbene, questo triangolo ancora blocca, siamo arrivati a 365 watt di produzione, ancora frenata da qualche cella oscurata. Vediamo cosa succede quando i pannelli saranno completamente al sole. Qui abbiamo capito una cosa importante, una fettina di ombra, quel triangolo in basso a destra, 5-6 celle, ebbene si riduceva tantissimo la produzione. Da qui ribadiamo l'importanza dei diodi di blocco, ragazzi. Molti dicono, sì, ma è un MC4 sul tetto, scalda e scoppia. Sì, se l'abbiamo messo con un impianto sovradimensionato. Quando feci il video sui diodi di blocco, dissi, pannelli usati 250-280 watt l'uno su 2 kW, 3 kW di impianto. Non possiamo mettere gli MC4 sul tetto con un impianto da 10 kW, ma possiamo mettere invece i diodi di blocco, quelli di una certa potenza, che ci sono anche da 60, 80, 100, 150 ampere su dissipatore. Ebbene, cosa evitiamo? Che si rovinino le celle. Ma le celle si rovinerebbero all'istante, cioè come non c'è il diodo di blocco bruciano le celle? No, si rovinano negli anni, cominciano a surriscaldare, cominciano a imbrunirsi, cominciano a cambiare colore, diventare marroni o nere a seconda della cella, e alla fine abbiamo un impianto tutto chiazzato che prima o poi interromperà la sua erogazione.
o addirittura andrà a surriscaldarsi fino a creare anche danni all'impianto stesso. Quindi facciamo attenzione, soprattutto quando abbiamo, avete visto gli angoli delle vetrine, cioè le cornici delle vetrine, che sono i potenziali produttori di ombra. Dobbiamo quindi andare a calcolare bene il tutto. Qua vedremo nel proseguo di questo impianto se ci andranno i diodi di blocco o no, se metterò i pannelli tutti in serie o in parallelo. Del resto questo test serve proprio a questo. Andiamo avanti. Qui abbiamo i pannelli completamente al sole, c'è solo questa striscia che si estende dalla parte alta alla parte inferiore dei pannelli di circa 1,5 cm, 2 cm, e che potrebbe influire sulla resa. Andiamo a verificare se quest'ultima ombra residua possa influire sulla produzione massima fotovoltaica. Vedete? È proprio un paio di centimetri. Ebbene, mentre rientravo ho visto che i 450 watt in 5 minuti è andata via anche quell'ombra di 2 cm, è cambiato solamente di 5-6 watt, il che significa che questa striscettina laterale non ha un'influenza significativa sul pannello. Niente male i 450 watt. Ebbene ragazzi, adesso abbiamo avuto la verità, il pannello completamente al sole tranne quella fettina. Ebbene, la produzione è salita al massimo livello, quindi già ci fa capire che questo centimetro che copre una stringa o due non ha un'incidenza elevata. La produzione è andata a poco meno di 500 watt, siamo poco meno rispetto alla metà della totale produzione dei pannelli, 1100, e siamo a 455 watt. Niente male ragazzi, pannelli in verticale con una vetrina davanti, con il sole angolare. Ebbene, per me è una grande soddisfazione. Io ho tre vetrine così: una a est che produrrà il suo attraverso il sole la sua energia, due a sud che faranno, diciamo, 500 più 500 per esagerare, e saranno 1000 più qualcosa di qua. Ebbene ragazzi, nelle ore che passano butterà dentro tutto nelle batterie. Quando mi trovo al laboratorio, una volta le pompe di calore, una volta questa, una volta quell'altra, non dimenticate che io ho, non vorrei dirvelo ma ve lo anticipo, questo laboratorio sarà anche alimentato nelle due direzioni dalla macchinina elettrica che ha al suo interno 15 kWh caricate con il fotovoltaico, quindi gratuitamente. Quando si arriva qua, plug, e si riverserà tutta l'energia all'interno della batteria. Quindi ragazzi, grandi sorprese su questa playlist, veramente grandi soddisfazioni. Ora continuiamo, perché voglio andare a vedere adesso i diversi posizionamenti dei pannelli in base alla mia disponibilità, per vedere se c'è un'ulteriore ottimizzazione. Buona visione ragazzi. Ho cambiato la posizione dei pannelli, ma dato che la larghezza è la metà dell'altezza non è cambiato nulla, e abbiamo questa insidiosa ombra che si presenta a un certo orario. Ecco perché bisogna sempre pianificare guardando l'evoluzione solare prima di avere una definitiva. Qui la produzione cala molto, come evidenziato prima, quindi andiamo sempre ad analizzare come vogliamo posizionare i nostri pannelli all'interno della nostra attività, che sia negozio o laboratorio. Ebbene ragazzi, qui abbiamo visto il cambio della posizione dei pannelli. Ebbene, in questo cambio i pannelli vengono tagliati in due tipi di produzioni. Vediamo adesso all'interno, aspettando ancora un po' in modo che il sole si alza ancora e il balcone fa ancora più ombra, e vediamo la produzione singola di entrambi i pannelli. Eccoci all'interno del laboratorio ragazzi. Il pannello sotto, il pannello sopra, vedete che uno prende l'ombra e l'altro no. Quello superiore è già a metà in ombra, e praticamente la produzione si annulla completamente, mentre quello sotto è al sole praticamente nella sua totalità. Vediamo dal display che cosa succede sui pannelli singoli. Vedete? Allora, quello sopra sta producendo 27 watt, cioè niente, mentre quello sotto 188 watt. E quindi qua vediamo la completa differenza di produzione tra l'ombra e no. Questo è un dato identificativo molto importante che ci tenevo a rappresentarvi, cioè quanto sia importante mantenere veramente i pannelli al sole. Ora ragazzi, possiamo mettere anche i diodi di blocco, ma la produzione sarebbe sempre questa, cioè uno niente
e l'altro nella sua totalità. E questo ci fa capire la pericolosità invece di non posizionare il diodo di blocco, dove questi 180 watt potrebbero riversarsi sul pannello che è in ombra. Qui possiamo fare tante considerazioni e le avrete fatte anche voi guardando questo video. Il primo pannello 26 watt, cioè niente, il secondo 186, il posizionamento, vediamo uno in pieno sole e l'altro con metà pannello in ombra. Guardiamo per terra, vedete il sole come entra da destra, cioè siamo quasi al tramonto, non ancora, ma pomeriggio inoltrato. Quindi direi che in questa condizione stanno già producendo tanto, fronte vetrina, in verticale, è una condizione veramente penosa quella che stiamo guardando. Eppure fanno qualcosa, e con tre vetrine io penso che riuscirò ad alimentare il laboratorio. Non dimentichiamo ovviamente la macchinina. Ebbene ragazzi, qui avete visto la prova del 9, si dice. Sono cose che faccio da 40 anni, però quando poi ve le faccio vedere con i test, attraverso le sperimentazioni, non è solo quando ve le dico, ma è anche quando si dimostrano attraverso i test. Avete visto, un pannello produceva 180, 190, quasi 200 watt, l'altro 27, 25. Questo è l'effetto delle ombre, ovviamente, sui pannelli. Bene ragazzi, andiamo avanti per vedere adesso alcune altre considerazioni e cambiamo ancora il posizionamento e mettiamo anche pannelli usati, quindi più piccoli e che possano prendere il sole producendo meno globalmente, ma per un tempo più lungo in termini di zero ombre. Qui ho usato tre pannelli usati, sono tre pannelli uguali, anche se i due orizzontali sembrano più grandi, ma invece è un'illusione ottica. Ebbene, sono tre pannelli da 280 watt posizionati così, molto brutti, si è abbassato il concetto dell'ombra, però vediamo la produzione a quanto è arrivata. Ovviamente la batteria, ragazzi, è scarica perché ho caricato la macchinina. Abbiamo 412 watt, con i due pannelli si arrivava a 455. Quindi bisogna fare un'attenta riflessione su questa leggera differenza di produzione anche in funzione delle ombre. Andiamo all'esterno. I pannelli più piccoli in questa posizione ricevono meno ombra dall'alto, dai balconi. Farei una riflessione anche però su quella che possiamo chiamare l'estetica. Qui ragazzi avete visto il posizionamento di tre pannelli più piccoli che non ricevono le influenze del balcone, quindi niente ombre, però al contempo producono molto meno e francamente parlando hanno anche un'estetica molto inferiore rispetto a questi due grandi che occupavano quasi totalmente la vetrina ed erano molto più belli. Quindi dobbiamo tener conto di tutti questi fattori, la massima produzione, le ombre, l'estetica. Questo è quello che avverrà su questo progetto che alimenterà il mio laboratorio e quindi di conseguenza anche tutti i vostri negozi, le vostre case e quant'altro. Per vostra utilità vi faccio vedere anche i due pannelli che ho utilizzato. Questi sono quelli nuovi della Mani, 550 watt, 14 ampere di ISC e vediamo anche gli usati, che sono 280 watt e hanno un ISC di 9,30. In questo modo potete fare tutti i calcoli per andare a capire cos'è la cosa ottimale, poi scegliere se fare serie o parallelo. Proviamo adesso a misurare la temperatura dei pannelli esposti al sole. Ebbene, quello inferiore, che è rimasto al sole fisso, ha una temperatura di 45 gradi. Vedete, questo è rimasto al sole in maniera permanente e quindi è 45 gradi. Ragazzi, comunque sempre meno del tetto. Quello sopra, invece, ha una temperatura di 33 gradi. Quindi ci sono circa 10-12 gradi di differenza. E devo dire niente male perché la vetrina ha assorbito il calore. Anche questo video ragazzi è arrivato al termine, spero che sarà utile per tutti coloro che hanno un'attività commerciale da autoalimentare, nonché un appartamento, una vetrata, un negozio, un terrazzo, qualsiasi cosa che possa prelevare una porzione di sole e trasformarla in bolletta zero o quasi. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video e buona giornata a tutti.